breve tempo, ci inoltriamo in un complesso di ampie valli, dove trova posizione strategica l'abitato di Itri. Qui la confluenza di vie provenienti dalla Ciociaria con la via Appia rende il paese territorio di connessione dell'entroterra con la costa. Una leggenda vuole che l'origine del nome di Itri sia legato all'antico culto del dio Mitra e alla presenza di un tempio a lui dedicato. Un'altra leggenda vuole invece, forse più plausibile, vuole che l'origine del nome sia legato alla sua origine latina, iter, itinerario, percorso, proprio a sottolineare la sua posizione di passaggio sulla via Appia. Le porte d'ingresso al borgo, i vicoli stretti, il possente castello medioevale che dall'alto domina la valle, vanno a testimoniare le esigenze di un tempo, e cioè quelle di difendere il territorio dalle scorrerie moresche. Seguendo l'Appia, da entrambe le parti fiancheggiata di mirto verdeggiante e di lauro, si sale dolcemente ai colli feraci di olio e di vino, ove sta il castello di Itri. Con queste parole un anonimo del 600 descrive il suo arrivo ad Itri. Case addossate l'una all'altra con un andamento a spirale quasi ipnotico risalgono il colle Sant'Angelo fino ad arrivare al castello medioevale. Ora siamo qui con Clara che ci racconterà un po' della storia di questo castello, di alcune vicende curiose, simpatiche. Ci proviamo, sicuramente. Un castello che una storia particolare perché non è stato costruito come un castello ma principalmente solamente come le torri di difesa del territorio. All'inizio, nell'882, la torre pentagonale, che era la prima costruita da Ducibile I, che era Ipata di Gaeta. Poi nel 950 suo nipote Marino I fece costruire la seconda torre, la torre quadrata. Solamente attorno al 1200 hanno legato queste due torri con la parte centrale e lì possiamo parlare di un vero castello. E insieme con questa hanno costruito anche la torre del coccodrillo. Poi questa parte esterna dove siamo è stata costruita insieme con le due torri, il fortizio chiamato Cavea dove c'erano le stalle e i dormitori per i soldati. Invece qua dove siamo noi c'era un piccolo orto, un allevamento di animali e un frutteto. Ora ci troviamo in quest'area che si chiama Cavea. Sì. Che era adibita... Era un luogo dove c'erano i dormitori dei soldati e della servitù. E in più c'è anche una curiosità, c'è una porta che porta verso Vico Giudea, questa qua dietro di noi, fatta costruire da Ippolito de' Medici per far entrare i giudei, gli ebrei che vivevano nel Vico Giudea sottostante, durante il giorno per fare il commercio all'interno del castello. Perché a loro non veniva permesso di entrare comunque dalla porta principale. Assolutamente, perché già in quell'epoca sono stati presi come una sottorazza. E infatti la porta durante notte veniva chiusa per non mescolare le razze. Itri è conosciuta anche come la città del brigante Michele Pezza, detto Fra Diavolo. Sulla sua figura esiste una ricca letteratura, le sue imprese hanno ispirato per anni musicisti, poeti, registi, no? Sì, Michele Pezza, che è nato vicino al castello, e erroneamente si dice che un castello di Fra Diavolo, anche se lui molto probabilmente non è mai entrato qui. Lui lo difendeva contro i francesi come difendeva tutto il territorio. Però dentro molto probabilmente non è mai stato. Sì, però esiste anche una leggenda legata al castello, sì, ai sì, fantasmi, a Fra Diavolo. Il nostro castello è pieno di leggende e questa dice che sono le persone che di notte vedono il mantello di Fra Diavolo
svolazzare sopra questo camminamento che collega il castello con la torre del coccodrillo. E alle nostre spalle c'è la famosa torre del coccodrillo. Sì, no? Quella torre dove si dice che nel Medioevo c'era un coccodrillo. I condannati a morte venivano portati qua dove siamo noi, fatti scendere dentro la torre pensando di trovarsi nella propria cella. Invece la torre era senza soffitto, senza tetto, questo poveraccio fece un passo nel vuoto finendo direttamente nella bocca del coccodrillo. Ma si tratta di un fatto storico, il fatto che i condannati venissero dati in pasto al coccodrillo, oppure di una leggenda? Quello non lo sa nessuno, perché chi ha visto il coccodrillo non è più tornato su, perciò non ha più parlato. Adesso ci troviamo davanti all'unico affresco del castello, qui dove c'era la cappella e affresco risale molto probabilmente al 1400. E anche un bel esempio possiamo vedere come facevano gli affreschi, perché vediamo diversi strati, perché i proprietari del castello, se lo ritenevano opportuno, fecero fare un affresco con il loro santo preferito. Questo che vediamo dovrebbe essere Sant'Antonio Abate con la Madonna Latante. E a fianco di questa stanza molto probabilmente c'erano due camere da letto che sempre si trovavano a fianco alla cappella.